Oggi apriamo un'altra, ehm, chiamiamola parentesi nel mondo dell'uncinetto. Oggi volevo farvi, volevo presentarvi, ecco, eh, volevo presentarvi lo Knooking. Eh, lo Knooking è una tecnica un po' particolare perché ve la sto presentando, vi faccio vedere un mio tutorial su una tecnica della quale ci sono già dei tutorial perché ho intenzione comunque di fare dei progetti con questa tecnica, quindi ehm, vi volevo fare vedere per l'appunto almeno, almeno la base così che se vedete un mio progetto potete eseguirlo perché avete già comunque eh, una base per poter partire. Allora, eh, per lo knooking si usa di solito un uncinetto che in fondo ha una cruna dove infilare un filato, un filo qualsiasi. Io, mh, non avendo ancora quell'uncinetto, me lo sono tra virgolette fatta da sola. Quindi ho preso un cavo, in questo caso avevo questo elastico tolto da non mi ricordo cosa. Comunque, è un elastico tubolare. Ma ehm, l'ho usato solo perché scivola bene quindi scorre bene. Se usate un filato potete usare anche un filato non elastico qualsiasi, l'importante è che il lavoro possa scivolarvi bene sopra. Infatti, io poi me ne farò altri uncinetti oppure mi terrò. Ehm, visto che sto facendo una borsa, un pezzettino di filo, un pezzettino, scusate, di cordino perché lo trovo veramente scivola bene ed è comodo. Quindi sicuramente eh, farò in questo modo. Quindi ho attaccato dello scotch, vedete, e ho attaccato il mio cordino. Mm, non dovrete tirare, quindi va benissimo. In questo caso sto, ho modificato un uncinetto numero 5 perché vado a usare. Un bel filato grosso per farvi vedere meglio eh, come si procede. Quindi vi faccio vedere subito eh, la partenza: il dritto, il rovescio e eh, se non ci metterò tanto tempo, vi faccio vedere anche la lavorazione ehm, a tubolare, così che abbiate eh, più. Diciamo chiara eh, la lavorazione di questa, eh, di questa tecnica. Andiamo quindi subito a eh, vedere come si avvia il lavoro. Per avviare il lavoro prendo il mio filato, e faccio rotolare così e faccio semplicemente eh, la mia catenella iniziale. La metto sull'uncinetto e Vado a fare le mie catenelle normalmente come eh, per un qualsiasi lavoro all'uncinetto. Quindi ne vado a fare. Vediamo. Eh, allora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Facciamone 16 in questo modo. Quindi abbiamo avviato. Le nostre 16 catenelle, ora per la lavorazione a nooking dovremo andare a tenere come per l'uncinetto tunisino tutte le catenelle sul mio uncinetto. Quindi, cosa faccio? Entro nella prima catenella in questo modo, catturo il filo, lo carico e lo lascio su. Non tiriamolo, entriamo e usciamo. Quindi, nel prossimo, entriamo, prendiamo il filo e lo lasciamo su. Prossimo, prendiamo, eh, entriamo, catturiamo il filo e lo lasciamo su esattamente come si fa per l'uncinetto tunisino. Quindi vado a caricare in questo modo tutte le mie maglie sull'uncinetto, proprio così. Quindi catturo il filo e lo tengo su. Quindi senza finalizzare la nostra eh, come per la maglia bassa, ma senza finalizzare la maglia. Quindi entro, carico il filo ed esco. 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 In questo modo. Voilà. Quindi, esattamente come il tunisino. Ecco qua. Le ho caricate tutte. Quindi se volete usare un uncinetto tunisino è anche comodo. L'unica cosa è che l'uncinetto tunisino in fondo. Al, vabbè quelli fissi quelli che hanno il cavo removibile penso che si possa togliere la pallina in fondo io ho usato alcuni uncinetti tunisini ehm, disfando il nodo e togliendo la pallina che blocca poi il cavo comunque si può fare in tutti i modi potete o costruirvelo voi o comprare quello con la, adatto a questa tecnica quindi quello con la cruna oppure eh, usare eh, fare come me che me lo sono fatto quindi molto fai da te quando abbiamo tutti i fili sul nostro uncinetto, non facciamo altro che farli scivolare sul nostro cavo. Ora voltiamo il lavoro da questo lato in modo da avere l'uncinetto girato, quindi voltiamo il lavoro al rovescio, e vi faccio prima vedere sempre il dritto quindi la lavorazione a dritto, andiamo nuovamente a caricare tutte le nostre maglie. Vedete, in questo modo prendiamo il filo, usciamo, carichiamo, quindi mettiamo il nostro eh, occhiello che è sul filo, lo passiamo sull'uncinetto, carichiamo il filo, passiamo attraverso l'occhiello e teniamo l'occhiello. Quindi infiliamo nel prossimo occhiello il nostro uncinetto, carichiamo e usciamo. Come per l'uncinetto tunisino, quindi vado a entrare come se queste fossero le barrette dell'uncinetto tunisino. Prendo la barretta, carico il filo e passo attraverso eh, l'occhiello che avevo già. Quindi entro nell'occhiello, carico il filo, passo attraverso l'occhiello e tengo l'occhiello sull'uncinetto. Carico il prossimo occhiello, passo sul filo e passo attraverso l'occhiello. Quindi di nuovo. Entro nell'occhiello sul cavo, carico il filo e passo attraverso l'occhiello. Di nuovo, entro, guardate proprio in questo modo, vediamo se riesco a avvicinarmi così lo vedete meglio, proprio così. Entro in questo modo prendendo tutto perché se no si sfila. Ecco qua, carico ed esco e mi sto ricaricando di nuovo tutti gli occhielli. Sull'uncinetto vedete in questo modo: quindi entro, getto ed esco attraverso quello che ho caricato. Vedete, carico, getto il filo e passo attraverso quello che ho caricato, creandomi un nuovo occhiello sull'uncinetto. Vi assicuro che è una. Uh, Pratica molto facile da fare, vedete, forse la prima rimane un po' più complicata perché stiamo partendo da zero, cioè il primo giro, però vedete, adesso noi abbiamo il cavo, vedete che è, passa dentro all'interno del lavoro, prima di spostare il lavoro tiriamo, prendiamo, mettiamo la mano sul lavoro e sfiliamo il nostro cavo, in questo modo. Io ho fatto il primo giro, ora prendo il lavoro, lo riporto sul cavo, giro il nostro lavoro e di nuovo vado a fare il dritto. In questo caso io sto facendo il punto legaccio, quindi lavorando sempre soltanto il dritto. Quindi che cosa faccio? Rientro nell'occhiello, il primo forse l'abbiamo tirato troppo, carico, esco di nuovo. Occhiello sul cavo, ci entriamo, carichiamo e usciamo da quell'occhiello. Di nuovo, entriamo nell'occhiello, aspettate che c'è sul cavo, vediamo se riesco a stare più vicina, carico ed esco. Di nuovo. Occhiello, carico, esco. Occhiello, carico, esco. Occhiello, carico, esco occhiello carico esco lavorate molto morbido così gli occhielli rimangono belli da prendere quindi occhiello carico esco occhiello carico esco occhiello carico esco di nuovo vedete facilissimo adesso velocizzo un attimino così vi faccio vedere che si può andare anche veloce Ecco qui, Quindi in questo modo, e questo è il dritto. Ho caricato anche l'ultima e sono uscita. Quindi ho il lavoro. Vedete che questo è il cavo volante. Io metto la mano sul lavoro e tiro il cavo e lo faccio uscire. Perché non mi serve più? Io ora tutte le mie maglie ce l'ho sull'uncinetto quindi non mi serve. Vedete che da questo lato abbiamo la maglia dritto, questa qua è a rovescio perché io sto lavorando solo il dritto quindi lavorando solo il dritto mi viene la classica maglia a legaccio. Ora vi faccio vedere come si lavora il rovescio, che è facile. Allora riportiamo tutto il nostro lavoro sul cavo, voltiamo il nostro lavoro e il filo. Quindi di lavorazione lo lasciamo sul davanti, mentre per lavorare l'abbiamo finora rimesso dietro, in questo modo lo lasciamo esattamente sul davanti e lo teniamo proprio sul davanti. Allora state attenti a questo perché potrebbe essere... Allora entriamo in questo modo, invece di entrare così come abbiamo fatto fino adesso dal davanti, entriamo da dietro. Quindi vedete io ve lo giro in questo senso, così capite bene. Quindi entriamo così e portiamo l'uncinetto avanti abbiamo il filo qua prendiamo il filo in questo modo quindi lo prendiamo così e lo facciamo passare all'interno dell'occhiello e quindi abbiamo fatto la nostra prima maglia la seconda portiamo avanti il filo passiamo da dietro in questo modo guardate ve lo faccio vedere così se puntate il dito ci passate passate da dietro quindi entrate nell'occhiello Mettete il filo davanti, portate il filo attraverso l'occhiello, scusate l'ho fatto scappare, quindi entriamo così. Faccio fatica per via della videocamera, vi assicuro, è facilissimo. Quindi portiamo il filo al di sotto dell'uncinetto e facciamo in modo che, vedete, ehm, facciamo entrare il filo. Nella, nella maglia che abbiamo appena attraversato, ve lo faccio vedere di nuovo. Sembra difficile, ma vi assicuro che è facilissimo. Allora entriamo in questo modo quindi, se lo girate così lo vedete bene. In questo modo, come si farebbe? A maglia il filo è sotto, lo prendiamo e lo portiamo attraverso la maglia di nuovo in questo senso. Filo sotto. Lo portiamo attraverso la maglia, di nuovo da dietro in questo senso, filo sotto lo, por lo portiamo attraverso la maglia, di nuovo passiamo da dietro, filo sotto lo portiamo attraverso la maglia. Vedete che abbiamo tutte queste ehm, stanghette attorno al cavo? Perché è la stanghetta che si crea quando noi facciamo il rovescio del lavoro, quindi se c'è questa stanghetta in questo modo sul cavo è perché state facendo giusto. Quindi di nuovo entriamo così da dietro, filo sotto. L'unica accortezza che avete magari è di fare questo movimento con l'uncinetto quando uscite in modo da avere, ecco, vedete, poi lo rigirate perché sennò potrebbe essere che vi scappa il, il filo. Ve lo faccio vedere da dietro, vedete, in questo modo. Prendete così l'uncinetto, prendete il filo e passate da dietro. Questo è il rovescio, vedete che è facilissimo. Così, filo sotto, passiamo da dietro. Così, filo sotto, passate da dietro. Ricordatevi sempre di spostare il filo avanti perché dovete averlo da questo lato del lavoro. Quindi di nuovo. Filo sotto, se puntate il dito proprio sulla maglia sottostante vi esce bene l'uncinetto, filo sotto lo portiamo dietro, questo possiamo tenerlo teso se per caso si smolla, di nuovo passiamo da dietro, filo sotto, entriamo nell'occhiello dal quale siamo appena usciti, di nuovo filo sotto, ecco qua. Vedete, che è facilissima la, anche la, la maglia rovescio. Tendete un po' il filo se vi dà fastidio, tanto quello, il filo di supporto è lì solo per tenere sulle maglie. Di nuovo passiamo da dietro, filo sotto, voilà. Filo avanti, passiamo da dietro, filo sotto. È l'ultima, quindi ecco, tendetela bene. E fatti è scivolata. Allora, di nuovo, dentro da dietro, filo sotto, tirate da dietro. Quando abbiamo, vedete che in questo caso il cavo non ce l'abbiamo dietro ma ce l'abbiamo avanti, mettiamo la mano sopra perché il cavo ovviamente rimane sempre sul retro del lavoro, quindi al rovescio. Abbiamo eh, smontato, adesso portiamo tutto il nostro lavoro e rigiriamo. Vedete che abbiamo fatto un giro che da questo lato risulta maglia rasata. E dietro risulta rovescio questo è eh, lo knocking ora facciamo un altro giro di dritto e poi vi faccio vedere come si chiude il lavoro allora dal dritto quindi mi metto sul cavo in modo agevole ripasso prendo da davanti come prima quindi vedete stanghetta avanti stanghetta avanti Stanghetta. chiamiamola stanghetta perché come al tunisino si crea questa stanghetta e la tiriamo avanti, stanghetta, ecco qua, facciamo un giro, vedete com'è veloce e sta crescendo anche, Vabbè, non cresce in fretta come una maglia alta dell'uncinetto, certamente, però comunque come una qualsiasi maglia rasata, cresce in questo modo, voilà, così, così e così. Vedete, anche se si smolla il cavo di supporto, lo tirate un pochino, tanto è lì di supporto, non serve a nient'altro che supportare e tenerci aperte le catenelle, come quando si mette in sospeso un lavoro a maglia, a volte si mette su un filo, a volte si mette su un ago, ma è proprio per lasciarlo in sospeso, vedete? In questo modo io adesso sfilo Vedete abbiamo allungato la nostra maglia rasata, Vedete? sembra fatto i ferri e invece è fatto a nooking Ora vogliamo eh, chiudere, spostiamo tutto sul nostro cavo, giriamo il lavoro come se dovessimo proseguire. Ovviamente abbiamo il cavo davanti, noi lo portiamo dietro perché io chiudo sempre al dritto, vi dico la verità. Mm. Poi se volete potete anche chiudere al rovescio. Eh? Allora entro nella prima a dritto. In questo modo è un po dura, ecco. e faccio una catenella. Entro nel prossimo, carico il filo ed esco da tutte e due gli occhielli che avevo sul nostro eh, uncinetto. Entro nella prossima, carico il filo ed esco da tutte e due gli occhielli che ho sull'uncinetto. Carico il prossimo cioè entro nella prossima stanghetta, carico il filo ed esco da tutte e due gli occhielli che ho sull'uncinetto. Di nuovo, entro nel prossimo, carico il filo ed esco da tutte e due. Vedete che eh, non ho mi si sta creando proprio la catenella iniziale, quella che faremo di solito all'uncinetto, quindi entro nel prossimo carico il filo ed esco da tutte e due. Carico il prossimo filo sull'uncinetto, esco da tutte e due. Stringiamo un po' il lavoro. Entro nel prossimo filo sull'uncinetto, esco da tutte e due. Prossimo tutte e due. Prossimo tutte e due. Vedete, stiamo chiudendo, si smolla un pochino, ma non vi preoccupate, tanto finché il filo di supporto è all'interno della lavorazione, non li perdete i punti. Anche se vi accorgete che avete lasciato qualche punto giù, l'importante è che per recuperarlo non, non eh, staccate il cavo, perché il cavo è quello, è come se fosse il vostro ferro di sinistra. Non dovete mai eh, togliere i punti dal cavo. Dal filo di supporto fino a quando non avete tutti i punti sull'uncinetto. In questo caso, stiamo chiudendo. Abbiamo chiuso l'ultimo, vedete, sfiliamo e abbiamo la nostra lavorazione. Ora, io, come al solito, faccio il mio la mia catenella di strappo il filo perché mi sono dimenticato, ovviamente, di procurarmi il tagliafili. Vedete, abbiamo il nostro lavoro a dritto il nostro lavoro a rovescio e sotto abbiamo fatto il classico punto legaccio lavorando sempre soltanto al dritto. Vedete? Abbiamo riprodotto la maglia rasata, ma all'uncinetto, quindi per tutte coloro che trovano i ferri, <ride> insomma, un po' eh, per loro difficili, questo è il lavoro ideale. Ora vi faccio vedere come si lavora in circolare. Allora, ho fatto di nuovo le mie 16 maglie come fatte prima e vado a chiuderle in cerchio come farei normalmente lavorando all'uncinetto. Quindi vado a chiuderle con una maglia bassissima in cerchio, è un cerchietto piccolino. Allora, se vogliamo fare quindi il nostro tubolarino a maglia rasata, ci basta lavorare continuamente al dritto. Ora, io ve lo faccio a spirale, quindi entro nel primo carico ed esco entro nel secondo prendiamo sempre un solo filo o come volete tanto è la prima poi entriamo e usciamo entriamo e usciamo entriamo e usciamo entriamo e usciamo quando arriviamo a un certo punto che ci è fastidioso andare avanti a lavorare perché dobbiamo girare semplicemente Spostiamo il lavoro sul cavo, tiriamo abbastanza perché sia agevole l'entrata poi nel resto del lavoro. Quindi eh, questa era l'ultima, entriamo, usciamo, entriamo, usciamo, entriamo, usciamo e andiamo avanti a caricarli tutti, ovviamente sul nostro uncinetto. In questo modo, entriamo e usciamo. Entriamo e usciamo sempre fino a quando è agevole. Quando vedete che non è più agevole, semplicemente sfilate il lavoro. Vedete, adesso ce l'abbiamo tutto sul cavo. Di nuovo ricominciamo. Entriamo. Voilà, e usciamo. Entriamo e usciamo. E la prima che ho fatto, entriamo e usciamo, quindi l'ho recuperata. Ora cosa facciamo? Ce l'abbiamo sul cavetto, quindi andiamo avanti a entrare. Prendiamo dal cavetto quindi adesso non più dalla catenella ma dal cavetto entriamo e usciamo entriamo e usciamo entriamo e usciamo quando vediamo che inizia a essere poco agevole il lavoro. Vedete, qua questa è l'ultima maglia che ho sul uncinetto, questa è la maglia che ho sul cavo. Mettiamo il, la, la mano tra quelle che devo ancora lavorare l'uncinetto. Prendiamo in questo modo e sfiliamo il cavo. Quindi queste faccio in questo modo, le ripasso sul cavo. Vedete? In questo modo. Quindi filo avanti e vado avanti. Scusate, filo dietro perché non stiamo facendo il rovescio. Filo dietro e vado avanti. Quindi entriamo, usciamo, entriamo, usciamo tenendo sempre, vedete? Carichiamo sull'uncinetto le nostre maglie, in questo modo. Così. Così. Mi dà fastidio? Sempre tra quelle lavorate e quelle non lavorate prendo il cavo e lo faccio uscire dal mezzo. Se mi dà fastidio, a me non dà ancora fastidio, quindi posso andare avanti a tenere sull'uncinetto le maglie. Quindi andiamo avanti in questo modo. Il cavetto ve lo spostate dove vi dà meno fastidio, quindi entriamo e usciamo. Entriamo e usciamo, vedete, in questo modo. Ora ritiro fuori il cavetto, è perché è piccolo il tubolarino che devo farlo così spesso, se no non dovreste farlo così spesso. Spostiamo le maglie sul cavo, vedete, io sto lavorando a tubolare. Quindi posso andare avanti così fino a quando non decido di chiudere. Quando decido di chiudere faccio nel medesimo modo. Eh, fatto prima, quindi mh, carico questa, faccio la catenella, entro nella seconda, carico il filo e passo attraverso tutte e due, quindi si chiude nel medesimo modo. Poi ovviamente con questo dobbiamo avere l'accortezza di eh, ovviamente come quando si lavora in tubolare l'ultima catenella, chiuderla a cerchio, però vedete la lavorazione è semplicissima anche a tubolare. Ripeto, questo è un tubolarino piccolo, quindi devo estrarre il filo più volte, però, mh, se è un tubolare grande perché decidete di fare l'intero busto di una maglia tubolare ora che arrivate a sfilare il filo di eh, come si dice il cavo di supporto, ne fate tante di maglie, quindi non è una cosa che dovete ripetere molto spesso: che dite, mamma è fastidiosa fare in continuazione. Quindi, queste sono le due diverse i due diversi tipi di lavorazione. Con questa tecnica che si chiama nuking quindi io vi lascio vi do appuntamento al prossimo uh, tutorial useremo spesso questa tecnica per quello che vi ho fatto vedere in questo momento dritto rovescio legaccio e tubolare perché faremo dei progetti uh, con questa bellissima tecnica io vi saluto vi invito sempre a mettere mi piace a iscrivervi al mio canale attivando anche eh, cliccando sulla campanella potrete attivare le notifiche per avere sempre in tempo reale i miei video a disposizione e soprattutto eh, venite a trovarmi nel gruppo Facebook Creando con Luce Franci, di modo da farmi vedere tutti i vostri lavori fatti con i miei tutorial o vostri personali tutorial di altre YouTubers. Come volete, un bacione da luci, ciao ciao, al prossimo tutorial!